Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Craftopia per il secondo episodio, come promesso. C'è stato un aggiornamento sempre al day one di circa 900 mega, quindi vediamo un attimo che cosa hanno cambiato, anche se in realtà lo giocheremo normalmente. L'obiettivo di questo secondo video è quello di esplorare nuove funzioni, esploreremo anche un po' il mondo. Allora, si riparte da qui, dove c'è il tutorial, ma... Ah, possiamo colpirli. E se ne va, insomma, va bene, ok. Niente, volevo esplorare un pochino il mondo, volevo... Ah, questa è quasi morta, quindi magari gli diamo il colpo di grazia. Learn skill by press Y, quindi possiamo andare a prendere una skill. Ho sentito anche l'amico Argonaut, che ha comprato anche lui il gioco e è rimasto ben impressionato, anche se ovviamente parliamo di un early access, però... Allora, possiamo vedere le varie skill da prendere. Allora, Meditation cura il mana. Tumble, poi schivare attacchi col tasto C. Vitalità aumenta quello. Vediamo magari se c'è qualcosa nel combat. Combat polishing. Affila la tua arma per aumentare il danno. Ok, quelle quadrate sono quelle da lanciare, da mettere sotto, immagino. Triple slash, una combo con cui possiamo colpire. Ok, alchemic potion, lumberjack. No, io direi che a questo punto magari ci prendiamo qualcosa sul combat. Ah, c'è anche heal, possiamo curarci, ma io preferirei fare il triple slash che abbiamo appreso. Use skill point to earn skills. Ok, la possiamo trascinare, la mettiamo sull'1, direi. Quindi in questo caso andiamo a riprenderci, magari mettiamo il glide, l'abbiamo equipaggiato. Magari è un po' confusionale questa cosa, c'è un po' da abituarsi. Direi che abbiamo messo via l'accetta, quindi l'accetta la vado a riprendere e la mettiamo lì. Abbiamo preso un po' di picconi, di pietra, di copper, quindi va bene. Volevo provare a craftare il market per vedere a che cosa serve. Lo possiamo fare, quindi lo facciamo immediatamente, lo piazziamo, dove potremmo guadagnare, credo, del denaro, perché adesso, cosa scomoda che l'ho rimesso in borsa, ho 1000 monete, tra l'altro. Allora, vorrei equipaggiare questo, ok, e posizionarlo esattamente qui, vicino al fuoco. Ah, tra 10 minuti. Beh, vediamo. Mettiamo dentro del sale. Ci daranno del denaro, del pepper. Del pepe. Ok. Quindi praticamente avremo 10 minuti prima di vederlo spedire via. Va bene, intanto abbiamo 1000 monete, diamo un'occhiata qua se c'è modo di passare avanti, perché quello che ho notato che non ha al momento un granché come costruzione di edifici, magari nella cosa successiva. Dobbiamo per passare di settore, abbiamo già praticamente quasi tutto, ci manca della pietra o della legna, quindi pietra e legna la facciamo subito, così vediamo che cosa succede passando di... Ok, devo premere ok col tasto del mouse. Prendiamo della legna. Tanto gli obiettivi in alto a destra sono cambiati, ma a me interessa onestamente poco. Uso il piccone gigantic e vediamo che risultato fa. Dobbiamo portare della pietra, quindi stone. Ok, abbiamo preso un po' di stone. Dovremmo poter fare il passaggio all'agricultural age, quindi all'età dell'agricoltura. Progress age abbiamo fatto, age evolution molto bene. Quindi dovrebbe essere cambiato anche un pochino il crafting. Infatti abbiamo nuove cose da poter costruire, tra cui anche... Scusate che qua ho un piccolissimo problema. Ok. Ops. Adesso vorrei usare il triple slash, ma in acqua muoiono per conto loro, quindi va bene così. Però non voglio lasciargli l'uovo lì.
si nuota bene, ma secondo me con un po' di ottimizzazione, con un po' di miglioramento di tutto quello che è la parte tecnica, il movimento, il micro lag, può diventare un grande titolone questo. Allora, sì. Triple slash, vai. Ok, ci ha messo un attimino, ma l'abbiamo fatto. Allora, il glide si attiva in automatico. Perfetto. Voglio vedere se riesco ad arrampicare. Ok, mi sono arrampicato. Ok, bene. Allora, se muoviamo il mouse, ok, se invece premiamo direttamente il tasto, lo equipaggio in automatico. Vediamo se. Devo usare una un piccone con due stelline, quindi proviamo con questo. Eh sì, direi che il piccone di copper va bene per scavare l'iron. Oh, ok, tutto molto, molto graduale, come giusto che sia in questi titoli. Esploreremo anche un pochino il mondo, adesso vediamo cosa succede tra 10 minuti. E vorrei anche craftare qualcos'altro, ma prima stavo guardando i nuovi crafting, ma non sono riuscito. Vediamo adesso se c'è anche un po' di danno da caduta. Ah, presumo di sì. Allora, no, il market no. Dobbiamo andare al tavolo da lavoro e vediamo un attimino. Abbiamo sbloccato, beh, dicevo questo. Abbiamo sbloccato, vediamo, l'atter. Ti permette di creare headgear. Non so cosa sia. Ok. Cappelli, ok. Copper blacksmith mi chiede copper ingot. Mi servirà la fornace, che è questa. La facciamo immediatamente perché non è un survival senza una bella fornace. Quindi apriamo nuovamente l'inventario, clicchiamo col destro, la posizioniamo magari in modo logico e tattico. Qui no, la mettiamo qua, qua così dai. Iniziamo a craftare anche un po' di un po' di lingotti. Non viene chiesto nessun tipo di combustibile, è un peccato. Comunque, ci mettiamo e craftiamo i lingotti di copper. Tanto fa da solo, quindi va bene così. Col copper poi potremmo fare altre cose. Mentre la prossima Age, la Frontier Age, ci chiede del denaro, che tra l'altro abbiamo. No, abbiamo 900, ce ne servono 2000. Ci chiede della farina, ci chiede un detector. Ah, bellissimo! Indica la presenza di un dungeon. È un prodotto altamente sviluppato, indica, ok, e questo invece cos'è? Il Copper Shield, lo scudo, ok. Vabbè, però già adesso la situazione cambia. Allora, finiamo questa produzione qui, intanto mi prendo anche della carne, perché a breve anche il gioco mi dice di cucinare un pezzo di carne con un campfire. Intanto io sto brutalmente bruciando, scusate, ok, no, mi spengo da solo. Allora, cuciniamo la carne. No, direi facciamo, vabbè, craft. It. Ok, vabbè, lo mangiamo tra poco. Repair your item. Hold on your item. Repair. Ah, ok, possiamo riparare il nostro equipaggiamento. Vediamo un attimo se si può fare. Equip, repair. Eccolo lì. Praticamente cliccando qui possiamo ripararlo. Figo, mi dà l'attacco, mi dà le statistiche, mi dà i dettagli. È un menu veramente ispiratissimo questo. Veramente mi piace molto, devo dire. Repair. Mi chiede dei soldi, ma lo ripara così, senza, cioè per conto mio? Un po' così, però. Vabbè, ci può stare, insomma. Repair your item. Ora dobbiamo mangiare la carne, la carnina che prendiamo e mangiamo immediatamente. Mangiata. Sell something on the market per. Sì, 100 gold l'abbiamo, lo facciamo. Use the teleportation gate to go to a different zone. Endogacchio è il teleport zone. Ora abbiamo preso anche il copper. Quindi col copper possiamo fare il tavolo da fabbro. Copper blacksmith ti permette di creare armi a corto raggio o oggetti protettivi. Crafto e sono felice. Fatto, prendo, vado, prendo e posiziono qui.
Adesso mi state però un pochino rompendo le pelotas, quindi adesso ve ne andate un po' fuori tutti. Ui, ai, 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 ai. Un pochino tutti fuori dai maroni perché uso il triple. Ok, il triplo colpo che mi consuma del mana, che il mana si rigenera, quindi vai di nuovo! Tanto se colpite questi vi dà legname e vi dà paglia, insomma. Quello che è. Allora, scusi, lei vada via. Mi diceva anche Argonaut che non spara via le pecore, spara via solo quegli slime, quindi probabilmente, a logica, sono animali proprio tremendamente fragili. Sì, questo è stato un colpo da maestro. Dovrei approfondire questa cosa della raccolta dei barili. Magari adesso vediamo col nuovo tavolo che cosa si può craftare, se riusciamo a craftare qualcosa, se abbiamo preso anche del copper, anche io so che poi guardando in video, questo no, guardando in video è molto rilassante vedere scavare, quindi farò 2 ore così. Ovviamente io spero in questa settimana dove io comunque non ci sarò, ma ho deciso di farvi questo piccolo regalo di questa piccola serie di alcuni episodi di questo Craftopia. Spero di avere un feedback da parte vostra. Se il gioco vi piace. Ah, scusate, ma sta fluttuando. Vabbè. Allora, qua si può fare la spada. La spada di pietra, la spada di coppa, la spada di ferro, di argento. Si può fare l'arco. Arco di vari tipi, e questa è la spada del cavaliere, la scimitarra, insomma, kukri, sì, e il macete. Poi anelli che ci danno attacco, difesa, ok, gli scudi, le munizioni, pietra e legno, ovviamente, e il body equipment. Mi piacerebbe magari vestirmi. Guardate anche il selling price, veramente costano un botto. Allora, vediamo se riesco a farmi l'Eda. Non ho niente, cioè non abbiamo nulla per cui serve comunque solo il leather, dove lo piglio io? Posso fare qualche oggetto magari per estrarre, no? Vediamo un attimo se ho qualche coltello o qualcosa per poter. No, questa è una torcia. Mi si è sbloccato anche il cooking pot e la segheria. Fillet machine, no, è una segheria, sì, sembra una sega circolare. Ah no, per il pesce, ok. Vediamo un po', questo è Altar of Transportation. Mi serve Logstone, mi teletrasporta in una nuova isola. Molto interessante, e lo facciamo subito. Poi devo anche capire come si fa la pelle, ma quello poi ci guardiamo, non è un gran problema. Dovrebbe aver finito. Il 45 secondi, niente. Allora ne approfitto, abbatto un paio d'alberi. Anzi, mi sa che siamo già a sufficienza adesso. Poi, vabbè, se non ho provato, non ho avuto modo. Magari in futuro, se lo avrà qualche amico, proverò anche il multiplayer. 23 secondi, ce la faccio. Magari scavare un po' di pietra. Intanto vediamo, teniamo d'occhio bene 895 monete lì in basso, eh. Ok, dai, un po' di pietra l'ho presa. Distruggi 10 rocce, ok, l'ho fatto anche quell'obiettivo lì. Dovremmo aver fatto, sì, 5 secondi e completeremo anche l'obiettivo. C'è un obiettivo che dice incontra il dio sull'isola, vabbè. Qua abbiamo fatto, abbiamo venduto 800, abbiamo guadagnato 560 monete, c'è scritto in basso. Quindi abbiamo venduto, interessante sta cosa, abbiamo venduto a ignoti però ci sta. Allora andiamo a vedere se riusciamo a fare questa cosa. Abbiamo un nuovo il cannone, spara qualsiasi cosa in aria, potresti essere sorpreso di come può sparare. Assicurati di non mettere animali in esso, sì vabbè, ho già capito dove vuole andare. C'è anche un overboard, una cosa che lo fa volare. Vabbè, però mi serve una piuma che non ho. Questa è una cassa, un chest. Mi piace molto, ma onestamente mi piace di più questo portale che crafto immediatamente per poter andare magari da un'altra parte. Non lo so. Lo prendo, vado a equipaggiarlo immediatamente. Vediamo dove me lo fa mettere. Sì, è un portale bello grande, quindi magari lo mettiamo qui. Un po' un pugno in un occhio da vedere,
Non me lo fa mettere qui? Ok. Sì, io presumo che il gioco comunque cambierà tantissimo nel corso dei mesi a venire. Allora, vediamo un attimo se... no, quelli lì mi serve per far... Magari riusciamo a farci un po' di pelle. Amici cervi, che siete di livello 4, io sono di livello 2. Ma posso uccidervi? Mi date pelle? Se mi date pelle... C'è anche uno scheletro lì? Ok, abbiamo l'autosaving o la tanto agognata pelle. Vediamo se riesco a spianare lo scheletro di livello 4, che mi sembra anche abbastanza stupido. Mi piacerebbe fare un'armatura, quindi mi servono un po' di pelli. Mi pare di aver letto una ventina di pelli, quindi direi che al momento è tutto abbastanza fuori portata. Livello 3, quindi avremo da spendere un altro punto abilità. Intanto uccidiamo un po' di cervi con il triplo colpo. Ma non abbiamo colpito il cervo però. Mannaggia. Qua è una tragedia. Senza un arco, senza qualcosa, è una tragedia riuscire a fare un po' di pelle. Quindi mi sa che mi arrenderò all'evidenza che non riesco a... Vediamo. Ho preso anche un corno e della pelle. Vabbè. Diamo un'occhiata. Oh, brutta sta cosa che mi arrampico anche sulle foglie facendo così. Lui si arrampica. Che è figo, però. Allora, abbiamo aperto sta cosa qui che è veramente una roba inguardabile qua in mezzo. Deve essere sicuramente raffinato. Allora, abbiamo pelli, ne abbiamo poche. Due. Infatti, non... No. Direi che non è proprio il caso. Niente, abbiamo Y a un altro punto. Posso sviluppare questa abilità qui? Vediamola. Livello 2. Ah, ok. Abbiamo livellato il mio triplo colpo. Questo cos'è? Altar of Transportation. Cioè, praticamente voi mi state dicendo che io ho tutta una serie di posti da andare a vedere. Io sono qui, l'isola è questa e io posso andare dall'altra parte, quindi mi costa 20 monete. Io direi che questo lo lasciamo come argomento del prossimo video. Per intanto vado a vedere quello che c'è su quest'isoletta, che vedendo la mappa non mi sembra neanche tanto grande. Quindi magari facciamo il giro di là e vediamo, perché là c'è il mare e ok, ci sta. Vediamo cosa c'è da questa. Questo è un coso di copper, quindi col piccone base riusciamo a scavarlo. Facciamo così. Ok, cioè avevo visto, mi sembrava un forziere, ma in realtà un forziere non è. Siamo già praticamente arrivati alla fine della... Vediamo se questi mi danno pelle. È quasi rotto, eh. Sì, direi che colpirli con un... Mi servirebbe un'arma, tipo un arco, qualcosa. Allora, faccio clic sull'arma, così. Tac, repair. Vedete che poi la durabilità scende, quindi prima era 60 e ora è diventato 49, quindi tecnicamente gli oggetti poi si romperanno definitivamente. Altra cosa che prende spunto da un altro bellissimo gioco. Questo è un cervo di livello 1 che ormai ha le ore contate. Un colpetto ancora, non fuggire, grazie. Boia mondo! È giunto il momento di sfoggiare la nostra abilità del colpire col triplo. Fortunatamente è un orso di livello 2, ma potrebbe farci tranquillamente il paiolo, io presumo e temo. Adesso, sì, hitbox assolutamente da rivedere. Però adesso il marrano fugge. Ma io non posso... Cos'è quello? Cos'è quello? Scusi, adesso, cioè adesso, non ridere e scherzare va bene, però, scusa, il livello 4, perfetto, e abbiamo un po' più di vita. Questo cos'è? Dungeon of Island. No, direi che il dungeon non è cosa al momento entrare nel dungeon, però sappiamo che su quest'isola c'è un dungeon.
Qui dovremmo aver concluso il giro dell'isola, cioè adesso saliamo, ma tecnicamente dovrebbe essere tutto qui. Abbiamo un dungeon da esplorare, sì, infatti qua c'è un altro forziere. Il prossimo gameplay, il prossimo, ho anche il charcoal, ok. Prossimo gameplay andremo a vedere, sì, è tutto qua. Andiamo a vedere che cosa c'è sull'altra isola, esplorando la mappa, spendendo del legname. Quindi ragazzi, io qua vi saluto, vi chiedo un altro parere, poi vi ricordo di fate mi piace al video, insomma, se volete rilasciare un commento, io leggo tutto in quasi tempo reale, quindi insomma, sarò ben contento di avere il vostro parere sotto mano. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.